dopo giorno se ne va, passa e va per la sua strada. Un cavallo bianco come un velo, via da qui ci porterà, ci insegnerà la nuova strada. Anche il canto dell'aurora è muto ormai, tace il mare, il vento è tutto intorno a noi, ma nel risveglio come un eco correva un dolce canto di emozione. Siamo all'interno del Duomo di Casertavecchia, ci troviamo a 400 metri sul livello del mare, la prima costruzione fu appunto una struttura castellare, dopodiché nel 1113 fu costruito questo bellissimo duomo dedicato a San Michele Arcangelo, costruzione che comincia appunto nel 1113, termina nel 1153 di stile romanico. Notiamo all'interno tutte le caratteristiche di questo stile, partendo dalla copertura a capriate lignee, la suddivisione in tre navate che non fanno altro che corrispondere ai tre portali in facciata, ma soprattutto notiamo questi due filari di colonne e capitelli, tutti diversi tra di loro. Questo perché il cosiddetto materiale di recupero, di spoliazione, preso da altri monumenti. Questa cosa accadeva in quel periodo proprio perché c'era pochissima disponibilità economica e di materiali, ma molta disponibilità di manodopera. Il Duomo di Casertavecchia si trova al centro di due strade principali, la prima Micaelica che va alla Normandia in Terra Santa, la seconda Mariana che parte da qui e arriva fino a Castelmorrone.
Grazie a quest'app dei percorsi dell'anima è stato possibile tracciare il sentiero ed è tutto scaricato qui sopra, così se qualcuno serve aiuto o qualcosa, contatta quest'app e verrà soccorso in caso di difficoltà. Qui siamo sul santuario di Montecastello, Montecastello dove si venera la patrona che è la Madonna del Castello. Di fronte abbiamo il santuario annesso al vecchio rudere di Montecastello che è datato addirittura nell'età normanna. Famosa rimane la festa dell'8 settembre. La tradizione vuole storica, innanzitutto prima con i buoi e adesso materialmente a mani. La notte tra il 7 e l'8 settembre si traccia la famosa gara del solco dritto. In effetti vengono formate delle squadre, più delle volte sono in numero di 4-5 squadre, che dal lontano monte che guardano verso Montecastello e dalla lunare pianura tracciano tutto il solco verso la Madonna del Montecastello in segno di venerazione. Vince la gara la squadra che tracciano il solco più dritto verso il santuario. Allora no, scusate, buongiorno, anzi buonanotte. Sono le 4:54, ma vabbè. Dunque abbiamo finito la serata, no? Abbiamo finito la serata. Bellissima serata, fantastica serata, eccezionale. Ci siamo fermati con i musicisti a prenderci una birra, abbiamo raccontato un po' alcune cose da sistemare. Vabbè, buonanotte a tutti, ciao a tutti, salutati a tutti. Adesso andiamo a dormire in albergo che era a Caserta, quindi poi dirò a me di... E poi sì. Arriviamo all'albergo. Nessuno risponde. Nessuno ci apre. Ci telefoniamo, nessuno ci apre. Nessuno ci telefono apre. Fisso, nessuno risponde. Telefono cellulare, nessuno risponde. Alessandra cosa decide? Dice: beh, partiamo. Andiamo a Rieti, andiamo a Nonnelide, no? Ho detto, ma tu sei pazza! Cioè, torniamo a Rieti da Caserta, torniamo a Rieti, arriveremo tardissimo. Troviamo un albergo lungo la strada. No. Ora siamo a Rieti. Abbiamo citofonato. No, che citofonato? Ho provato la mia porta. Abbiamo bussato. C'è il catenaccio, non si può entrare. E siamo sfrattati, siamo fuori casa. Allora abbiamo pensato, bene, cosa possiamo fare? Dormire in macchina. Siamo sdraiati in macchina. Ma boh. Inutile che ridete, sapete, può succedere. Sì, sì. Queste sono le avventure di Janice. No, questi sono... Questa è la pazza di Alessandra che lei... Poi chi è che decide? Chiaramente. Sempre io, no? Quest'ora c'eravamo fermati in un bel albergo lì sulla Salaria, magari, non so. Ma dove? Sì, esatto, non ci sono alberghi. Guarda che qua sotto c'è una casa di cura. Casa di cura mentale, cioè. Niente, vabbè. Siamo in albergo. Oddio, ci staremo bene Qashqai. Io e te. Tu ci stai bene. Casa di cura al Qashqai. Siamo nell'hotel. Aspettiamo che si svegli Loredana. Sì, fra due ore. Intanto, sempre che vada a lavorare, perché certo, se non si potrebbe anche non andare a lavorare, esatto. No? Quindi non so, se vuoi far vedere anche il panorama di qui del giardino, com'è? Se... Non sapete niente, amore, è tutto buio. È tutto buio. Vedi, tutto buio, ancora. Comunque sta facendo l'alba. Ancora non ha albeggiato del tutto. Vabbè. Buonanotte. Vabbè. Ciao, non tutti già. Corre quel cavallo bianco in cielo, guarda dove arriva.